Meditazione flash di sabato 6 di giugno sul sangue di Gesù in preparazione alla festa di domani Corpus Domini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benediciamo, Signore, Padre Santo, per questo giorno di vita che ci concedi sulla terra. Fa che sentiamo in esso un segno del tuo amore, della tua vicinanza, tu che sei all'origine del nostro essere e sempre ci accompagni in modo misterioso. Aiutaci a vivere con grande frutto questa giornata e anche la giornata di domani, che tutta la Chiesa dedica al mistero dell'Eucaristia, del tuo corpo e del tuo sangue, del corpo e del sangue del tuo Figlio Gesù. Aiutaci a capire qualcosa di più di questo grande mistero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso diciamo una parola che poi vi spiego un po'. Il sangue del tuo Figlio Gesù scorre nelle mie vene. Il sangue del tuo Figlio Gesù scorre nelle mie vene. Di nuovo. Il sangue del tuo Figlio Gesù scorre nelle mie vene. Ultima volta. Il sangue del tuo Figlio Gesù scorre nelle mie vene. Ecco, meditiamo questo fatto perché domani è la solennità del corpo e del sangue di Gesù. Del corpo si parla abbastanza spesso, più raramente del sangue. Vi invito a meditare invece questo aspetto. Quando c'è qualcuno che ha una grave malattia del sangue, noi facciamo una trasfusione, no? Quando il sangue è malato per qualche cosa che non c'è come guarirlo, si toglie il suo sangue e se ne mette un altro in modo che possa rivivere, perché dal sangue viene la vita. Non solo oggi, specialmente nella mentalità ebraica, il sangue era la sede della vita. Ecco perché per esempio c'era quella norma strana che non si potevano mangiare gli animali morti soffocati, perché soffocati vuol dire che il sangue era ancora dentro, era come fare una specie di sacrilegio mangiando la vita. Ora, questo che avviene a volte a livello fisico, medico, avviene a livello spirituale profondo, perché nella nostra natura umana scorre un sangue malato, malato di egoismo, di diffidenza, di ribellione a Dio, di trasgressione del bene, eccetera, eccetera. Allora Dio come fa a ridarci la vita, una vita sana, una vita bella? Manda il suo Figlio nell'Eucaristia, Gesù ci dà il suo sangue. Fateci caso quando andate alla messa che il sacerdote dice questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Cioè veramente il vino consacrato da Gesù e dai suoi ministri diventa il suo sangue. Con questa invenzione, che è un concentrato di meraviglia, dice San Tommaso, il più grande di tutti i miracoli messi insieme, cosa fa Dio? Dio ci dà il suo sangue, fa questa trasfusione spirituale che poco alla volta il suo sangue e il suo spirito vengono in noi e si sostituiscono al nostro. Ecco, questo tanto più avviene quanto più noi ci comunichiamo con fede. Ci vuole il sacramento che Gesù ha fatto e ci vuole da parte nostra la fede. Quando noi crediamo in questo grande Vangelo, così diciamo quasi inconcepibile umanamente, avviene questo, che veramente Gesù
ci dà il suo sangue, sarebbe bello domani, non so se sarà praticamente possibile, fare proprio la comunione anche al sangue di Gesù, non solo al corpo di Gesù, perché il sangue indica, non solo questa trasfusione, indica anche il sacrificio di Gesù. Gesù versa il suo sangue affinché poi noi possiamo partecipare alla sua vita, ecco, attraverso l'Eucaristia. Quindi mi piacerebbe che possiate meditare questo e prepararvi un po' alla festa di domani. Va bene? Vi lascio questa piccola preghiera che abbiamo fatto prima. Signore Gesù, Signore Gesù, donami il tuo sangue, donami il tuo sangue, perché possa rivivere, perché possa rivivere. Ecco, voglio spiegare anche che questo rivivere non è semplicemente avere una vita naturale buona e sana, no? Già sarebbe tanto non avere le malattie, non avere, ma è la vita di Dio. Questo rivivere è una cosa che ci porta al livello della vita di Dio, mentre la vita umana va verso la morte, la vita di Dio è un innesto di eternità, proprio della sua vita, della sua pace, del suo futuro, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe bello che noi diventassimo più coscienti di questo, perché più o meno ce l'abbiamo, ma in modo molto implicito, non lo meditiamo mai, eccetera. Invece essere più coscienti, quando ci sentiamo troppo a terra, quasi moribondi spiritualmente, di... mi capisci Giovanni, vedi come... Come a mia va Giovanni. E di ricordarci di questo, dire Gesù dammi il tuo sangue se no io muoio. Giovanna, non lo devi scrivere. Dammi il tuo sangue se no io muoio, dammi il tuo sangue. E poi non solo fare la preghiera, ma poi andare alla comunione con fede, con fede. Il Papa ha detto che la comunione è anche una medicina per i peccatori. Ovviamente bisogna essere in grazia di Dio, perché ai morti non si dà da mangiare ai morti, giusto? Però chi sta male si dà proprio un'alimentazione o con le flebo oppure precise, in modo che con quel poco possa... così anche l'Eucaristia per noi, se siamo in grazia di Dio, anche se siamo un po' acciaccati, anche molto acciaccati, basta che siamo vivi ancora, andare all'Eucaristia e dire Gesù, dammi il tuo sangue, che Gesù è contento di questa preghiera. Noi facendo questa preghiera e questa scelta, diciamo, di credere in Gesù, valorizziamo il suo sacrificio. Che Gesù l'ha fatto per questo il sacrificio, per ridare a noi la vita divina. Quindi dobbiamo avere grande stima dell'Eucaristia, di fare bene la comunione, e eccetto il caso, come ho detto, dove ci sia un distacco proprio dalla vita di Dio per peccati gravi, mortali, negli altri casi, preparandoci un poco, andare da Gesù. E quando ci sentiamo deboli, moribondi, così, tutte... Gesù, dammi il tuo sangue perché io possa rivivere, che io possa avere la tua vita, possa avere la tua forza. Va bene? Vi benedico per questo. Il Signore sia con voi. Ti benediciamo, Signore, che sei venuto a dare la vita per noi, hai inventato l'Eucaristia. Ti ringraziamo che nella nostra terra, la nostra Messina, che pure ha tanti difetti, possiamo partecipare alla messa tutte le ore con grande facilità. Cosa che in missione questo non è possibile, ci sono delle comunità anche molto vive che per avere una messa al mese devono i missionari fare tanti giri qua e là, e quindi ti ringraziamo, però ci devi aiutare in modo che la nostra fede si risvegli e che possiamo riceverti spesso bene con molto frutto. Per questo benedico i tuoi figli, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.